Benvenuto a Paolo Conti del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie della telefonata. Allora Paolo, cominciano ad arrivare le dichiarazioni a sostegno di Grillo da parte dei personaggi dello spettacolo e tu oggi lo hai segnalato sul giornale, Mina, Albertazzi, Lapo Elkan. La Laurito, insomma, è diventato un fenomeno quando arrivano anche gli artisti e si è fatto centro, no? Beh, io direi che Grillo ha fatto centro già con il suo risultato elettorale, questo è un dato numericamente indiscutibile. In quanto poi ai personaggi dello spettacolo, ecco, bisogna dire, Mina è una sua vecchia amica ed è una sua supporter da tempi non sospetti. Ho ritrovato questa sua dichiarazione dell'ottobre scorso in cui lei ha previsto al millimetro una grande vittoria elettorale, ha anche profetizzato che avrebbe scardinato, come sta scardinando, il sistema dei partiti. Alla fine, come purtroppo vediamo, dico purtroppo perché io penso che il Paese abbia bisogno di un governo sicuro in questo momento della nostra storia. Detto questo, lui dal suo punto di vista è riuscito nel suo intento. E poi naturalmente c'è Albertazzi, c'è ovviamente da Adesso tempo. piano piano arrivano tutti. Arrivano tutti nel senso che c'è una stanchezza diffusa che probabilmente proprio il mondo degli intellettuali e dello spettacolo riesce a percepire per primo perché la vicinanza di chi fa spettacolo con la gente comune è forse più forte del vecchio mondo politico. Per cui chi sta in scena, chi parla con gli spettatori si accorge, si rende conto con più facilità anche per una questione di sensibilità culturale e intellettuale, che c'è qualcosa che non va in questo sistema e a questo punto naturalmente ci sono delle dichiarazioni pubbliche. Ecco, io devo dire, trovo un po' sconcertante, l'inadeguatezza della risposta delle forze politiche a questo fenomeno. Io credo che si risponda a Grillo e alle sue provocazioni con le stesse dinamiche con cui si gestiva il pentapartito o le fasi degli ultimi 20 anni. È roba terribilmente vecchia e inadeguata. Si stanno facendo portare per mano da Grillo, è sconcertante. Io penso che Grillo, avendo un atteggiamento movimentista, e poi quando lui nella sua intervista a Time dice chiaramente che non puntiamo ad avere il 100%, che è un paradosso, ma lui fa capire che desidera prendersi la sua parte di responsabilità, nel senso di proporre lui una formula di governo, non vuole e non accetta l'idea, la prospettiva che possa essere il vecchio sistema dei partiti a proporgli un accordo, altrimenti da movimento quale è, appunto, come si chiama, Movimento 5 Stelle, rischia di trasformarsi in una forma partito che a sua volta sta morendo, perché i partiti tradizionali non esistono più, è morta l'UDC da poche ore, il PD si sta di fatto sgretolando anche come formula e ha colpito tutti che mentre Grillo chiudeva la campagna elettorale a Piazza San Giovanni, il PD la chiudesse nel microcosmo del teatro Ambra Iovinelli a Roma, che naturalmente denota il fatto che il contatto con le piazze, con le folle, con la massa è completamente tramontato, perché un segretario di un partito di massa che vuole chiudere la campagna elettorale non va in un teatro di amici di Esatto, poi di persone. amici dove non si confronta, dove tutti gli dicono quanto sei bravo. Io credo che ci sia stato questo forte limite. Naturalmente questo ieri sentivo nella bellissima puntata di Michele Santoro, proprio questo, Rigomentano lo diceva, lo diceva molto lucidamente e con grande chiarezza, il PD non ha fatto campagna elettorale, punto. Quindi uno lo può dire in tutti i modi, è orribile sparare sulla Croce Rossa che ha già una gomma forata, però non dirlo significa aggravare la situazione. Io non sono un uomo di parte, appartengo all'elettorato mobile, faccio il cronista, però questa
Questo atteggiamento ha sconcertato tutti noi che abbiamo seguito in qualche modo la campagna elettorale. Oh, Paolo, pensi che possa avere delle ripercussioni questo scoop dell'Espresso che racconta di un Grillo imprenditore attraverso il suo autista e sua cognata con proprietà immobiliari in Costa Rica e insomma diciamo movimentismo e novità nel fare la politica, soliti vizi, se così fosse confermato, nella gestione del denaro? Ma io credo sinceramente che, come dimostra la parata ventennale di Berlusconi, ciò che avviene poi nella cosiddetta vita privata in un ambito riconducibile alla propria vita non ha tutte queste ripercussioni sul voto. Io non credo che gli italiani si possano scandalizzare se magari c'è stata un po' di disinvoltura, non saprei neanche dire, perché ho letto ma non ho elementi per dare un giudizio. Certo. Sì, a giudicare non mi va e non intendo farlo. Ma quello che mi pare è che gli italiani siano abbastanza abituati a distinguere piani, e quindi quello che dice Grillo è un fatto, quello che poi Grillo fa con suo cognato, la cognata, con chi vuole, è un altro paio di mani. Io mi preoccuperei al posto dei partiti molto di più di ciò che Grillo riesce a catalizzare, di ciò che Grillo riesce a dire, e non a caso Marisa Laurito dice, mi ha detto proprio l'altro giorno, perché le interviste risalgono 2 giorni fa, e mi ha detto, ecco, io la penso esattamente come tutte le persone che, con cui parlo. E allora, se tutte le persone con cui parlo, un'attrice neanche, voglio dire, tra le più famose e le prime d'Italia, una normale, brava attrice che gira, che ha una sua vita, eccetera, e vuol dire che il sistema purtroppo è ormai franato, probabilmente anche la furia di austerity imposta dal governo Monti ha dato un colpo finale, molto forte, finale, anche a una classe, alla piccola e media. E poi parliamoci chiaro, il saccheggio a Monte Paschi Siena, il non voler rendere trasparente quello, la risposta di Bersani a chi chiedeva vi sbraneremo, è qualcosa di inquietante, insomma. Poi, io qua non mi trascinare no, ma infatti l'ho seguito, però ecco quello che voglio dire, io penso che segnalo risposte inadeguate che ingrossano il fiume della protesta, insomma. Guarda, per concludere io consegno un pensiero che è banalissimo, ma credo che questo si appartenga a moltissimi cittadini italiani. Io credo che una fase della politica, così come l'abbiamo vista, si è chiusa per sempre. È una politica fatta di arroccamenti, di privilegi, di negare l'evidenza, di abbandonare appunto il contatto con la gente. Credo che questo capitolo sia finito per sempre, perché appunto ieri per esempio sentivo le reazioni di Rose Bindi, che si diceva pronta a convocare il congresso del partito per capire anche poi quale forma possa prendere in futuro. Io mi auguro, ma me lo auguro come italiano, come cittadino italiano, che questo porti a una palingenesi positiva, cioè a un ripensamento della classe politica italiana, di chi è chiamato a governarci e ad amministrarci, a ritrovare il senso anche etico, fortemente etico, di questa missione, a riproporsi come entità autonome, anche legate a un pensiero libero rispetto a quella che può essere una linea di partito. Ecco, se non si fa questo, io credo che, altro che grillismo, possiamo aspettarci quasi di peggio. E quello che sinceramente penso, che occorra una nuova cultura di governo allineata alle esigenze europee, consapevole, profonda, assolutamente distaccata dalle ricchezze, perché bisognerebbe entrare nell'ottica che non si diventa ricchi durante i mandati, ma casomai dopo, come fanno negli Stati Uniti, che dicono che i presidenti degli Stati Uniti diventano ricchi dopo il loro mandato, mentre hanno fatto il paragone con l'Italia, che si diventa ricchi durante il proprio mandato, ed è di terribile. Una malinconia indicibile, certamente. Grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie a Paolo Conti del Corriere della Sera.